The Uncertain Glory of an April Day, l'incerta gloria di un giorno di aprile, sono versi tratti dall'opera I due gentiluomini di Verona di William Shakespeare, ai quali attinge lo scrittore, editore e traduttore Joan Sales y Valliés per il titolo del proprio romanzo Incerta Gloria. L'aprile, l'aprile della giovinezza, l'aprile della gloria. Senz'altro quell'incerta gloria d'aprile fa riferimento a una data storica precisa, concreta, che è il 14 aprile del 1931, giorno nel quale viene proclamata la Seconda Repubblica Spagnola. Ma l'aprile della vita, l'aprile della giovinezza richiama anche la sete di gloria che anima i personaggi del romanzo, ovvero Trini Milmagne, Luis de Broca, Juli Soleràs e il seminarista Cruells, questa sete di gloria che si deve infrangere per lo scoppio della guerra civile spagnola. Ma del resto l'aprile della giovinezza, l'aprile della vita era, appunto, aveva contraddistinto anche l'autore Joan Sales, nato nel 1912 a Barcellona, quando partì volontario per il fronte, prima a Madrid e poi per il fronte d'Aragona. E in effetti le vicende di questo romanzo avvengono o sul fronte d'Aragona o nella Barcellona della miseria, nella Barcellona sotto le bombe. Incerta gloria in catalano è stato definito da alcuni un romanzo di guerra, un romanzo d'amore, un romanzo esistenzialista, un romanzo cristiano. In realtà sfugge a qualsiasi categorizzazione, è un romanzo che riflette i profondi dubbi esistenziali, gli interrogativi di tutti i suoi protagonisti sullo sfondo di un fronte morto, sullo sfondo della guerra civile spagnola. Alla fine della guerra civile spagnola, lo scrittore Joan Sales riparò in Francia, dove venne internato nel campo di Prats de Molló, dopodiché scelse la via delle Americhe, la via dell'esilio, prima nella Repubblica Dominicana e poi in Messico, passando per gli Stati Uniti. In Messico fonda la rivista Cuadernos del Exilio, torna in Spagna nel 1948 dove ritrova la corrispondenza che aveva intrattenuto con il poeta Màrius Torres durante gli anni della guerra civile fino poi al 1941 e alcune di quelle vicende descritte sono alla base del romanzo Incerta Gloria che non è però un romanzo autobiografico. Quando torna quindi in Spagna, da un lato Sales si dedica alla scrittura, alla stesura del suo romanzo, e questo avverrà per decenni, dall'altro intraprende la carriera di traduttore, soprattutto la carriera di editore. Nel 1955, assieme ad altri intellettuali, fonda al Club de los Novelistas, dalla cui costola nasce poi nel 1959 Club Edito, che è una casa editrice che permette di scoprire o riscoprire autori quali Mercè Rodoreda e Llorenç Villaronga, tra gli altri. Joan Sales quindi dal 48 scrive Incerta Gloria e lo presenta al premio Joanot Martorell nel 1955, ma il libro per poter essere pubblicato deve passare attraverso la censura e i lettori franchisti lo definiscono impubblicabile. Il romanzo esce lo stesso perché Sales Cristiano chiede l'intervento del vescovo di Barcellona, ma la prima edizione, quella del 1956, ha solo 335 pagine. L'ultima pubblicata ancora in vita dello scrittore del 1971 ne ha ben 910. E in effetti Sales continuerà a lavorare al romanzo per tutta la sua vita e approfitterà di alcune vicende per ampliarlo. Ad esempio, nel 1956 Juan Gotisolo legge che nel frattempo nell'esilio è a Parigi e lavora come lettore per Gallimard, si interessa al romanzo e quindi decide, lo propone, i diritti del romanzo vengono acquistati e il giovane Bernard Lefargue comincia a tradurlo. Joan Sales decide quindi che può lavorare ancora e gli passa 9 parti da tradurre e alla fine, incalzato da Gallimard, decide addirittura di scrivere direttamente in francese. Quindi il romanzo esce in una nuova versione già ampliata. Quando poi le maglie della censura si allentano, nel 1970 esce una nuova versione in castigliano, tradotta da Carlos Pujol. Quindi va avanti questa stesura, va avanti quest'opera appunto di scrittura e riscrittura del romanzo fino al 1971, alla quarta e ultima edizione definitiva. Sono 4 parti nella sua prima versione, nelle prime due sono lettere che i protagonisti
protagonisti scrivono o dal fronte o da Barcellona, e le ultime due parti sono una sorta di lunghissima lettera che il seminarista Cruelso, ormai divenuto prete, scrive a se stesso e nella quale racconta, riprende sia le vicende della guerra civile spagnola, ormai sono passati 20 anni, sia racconta gli anni del franchismo. L'ultima parte di questo romanzo, Alvin de la Nuit, in realtà diverrà poi una parte a sé stante e verrà diciamo, nella pubblicazione avvenuta lo stesso anno della morte dell'autore, il 1983, pubblicazione per mano della vedova. Questa quarta parte quindi verrà eliminata e considerata un libro a sé stante. Incerta gloria verrà riscoperto soprattutto nel centenario della nascita di Joan Sales, quindi nel 2012, e man mano viene tradotto in moltissime lingue. In Italia già Rizzoli nei primi anni 70 si era interessato al libro, poi lo aveva lasciato, e viene la prima traduzione italiana, avviene nel 2018 per Edizioni Nottetempo. Nello stesso anno esce il primo adattamento cinematografico del romanzo in Catalogna ad opera del regista vincitore del premio Oscar, Agustí Villaronga.